Io vi do il benvenuto di nuovo per questo quarto incontro. Buonasera a tutti. Come sempre vi ringrazio per l'interesse che continuate a dimostrare per questo percorso di formazione. E, vi ricordo che qua tutte le domande che avete si possono fare alla fine dell'intervento a voce se volete, altrimenti potete scriverle in chat come le scorse volte, io poi le leggerò di volta in volta. Quindi, senza altri indugi, introduco il relatore di oggi, che è il dottor Raffaele Mastromarino, che è psicoterapeuta e supervisore. E in questo quarto incontro ci parlerà della gestione delle emozioni nel lavoro su strada, quindi come fare fronte ad un carico emotivo al quale comunque ci possiamo trovare di fronte quando lavoriamo a contatto con certe realtà, e quindi come fare a superare a gestire questo carico emotivo, che può essere negativo sicuramente, e anche come superare qualche pregiudizio, essere quindi più efficaci nei nostri interventi. Lascio quindi la parola al dottor Mastromarino, prego. Se in qualche modo mi dai la possibilità di condividere le slide, in modo che con calma poi le faccio vedere. Intanto volevo dire, se qualcuno, per esempio Marco, mi puoi dire che cosa ti aspetti da questo incontro? Mi aspetto di conoscere un po' di più questo universo che ho visto sempre da esterno. E, Quando dici l'universo, aspetto che cosa anche di intendi? trovare degli strumenti con cui misurare le mie emozioni nei rispetti di queste persone. Quindi, ecco, una cosa che noi faremo oggi dal titolo potete vedere è come gestire il mondo emotivo quando lavoriamo con queste persone, che chiaramente hanno attraversato diverse vicissitudini e quindi come gestire questo, no? E anche perché gestire anche diciamo anche alcuni pregiudizi che noi abbiamo. Per questo adesso vi vorrei far vedere delle slide, ma poi mi piacerebbe, mentre faccio vedere le slide, comunicare con voi e fare un incontro dove do delle informazioni, ma poi lavorare in piccoli gruppi per utilizzare quello che dico, perché tanto le cose che dico le potete leggere sui libri. Però per me è importante invece evidenziare alcune cose. Poi vedere come voi ve ne potete appropriare in modo che potete poi lavorare in piccoli gruppi. Io spero che le persone che sono qui, che io colgo che sono 30 persone, ci sono anche se non si fanno vedere, a me farebbe piacere vedere il volto, però qualcuno ha un po' di difficoltà sì, anche per le connessioni, quindi va bene. Io spero l'unica cosa che quando vi divido nelle stanze che siete con qualcuno. Perché lo farò casualmente. Se per caso nelle stanze non state con qualcuno, potete uscire, io mi metterò nelle stanze dove c'è qualcuno. Va bene? Allora, vi dico un po' adesso, mi piacerebbe condividere un attimo lo schermo e riuscite a vedere Sì. le slide? Ok. Sì. Allora, perfetto. Allora, una cosa, dico un po' qual è lo scopo che ho in mente, ma già l'ho accennato prima. Lo scopo di questo modulo è individuare delle strategie da parte degli operatori e volontari che lavorano con le persone vittime di tratta a due scopi. Uno, meglio gestire il carico emotivo, come tu dicevi, Marco, no? Che sperimentano l'incontro con queste persone. Come gestire il mio mondo emotivo? L'altra cosa è far fronte ai propri pregiudizi, perché ognuno di noi ha dei pregiudizi, non è una parola negativa, è che io ho dei giudizi previ di fronte a queste persone e quindi potrei pormi di fronte all'idea che ho di queste persone più che vedere qual è la realtà. E quindi questi pregiudizi possono interferire per creare una relazione efficace. Okay. Adesso non so se sono io che devo ammettere le persone, comunque le ammetto. Allora, per far questo, cosa faccio? La prima cosa, secondo me, per gestire le emozioni e i pregiudizi, quindi queste due cose, che potremmo attivare, è necessario nel nostro lavoro con le persone cogliere quello che io chiamo la lingua psicologica che parla la persona che mi porta a me. Quindi, la persona vittima di tratta, che lingua parla? Ma non parlo della lingua
linguistica, ma la lingua psicologica. Quindi cogliere la lingua psicologica per andare in sintonia con quella lingua psicologica e non farmi condizionare dalla lingua psicologica che parla. E quindi parlerò un po' di questo. E quello che io ho coniato un termine, che noi operatori volontari che lavorano in campo psico-socio-educativo dovremmo parlare una lingua psicologica che si chiama l'accogliese, che si differenzia dal critichese, al vittimese, all'attacchese ed altre, un sacco di altre lingue psicologiche che vi mostrerò tra un po'. Quindi, per poter gestire appunto i pregiudizi e le emozioni, dobbiamo imparare questa lingua psicologica e cogliere qual è la lingua psicologica che parla la persona che è di fronte. Per spiegarvi questo, richiamerò prima come si sviluppa il sé e quindi per quale motivo una persona parla un certo tipo di lingua, per vedere come noi ci possiamo muovere in un modo appropriato alla lingua che parla la persona, non facendoci agganciare dalla sua lingua, ma trovare un altro modo. E poi mi piacerebbe condividere con voi uno schema sulle emozioni di base per vedere come voi di fronte alle emozioni di base le sapete gestire o avete difficoltà. Se ci avessimo il tempo, vi proporrò anche una strategia per risolvere i problemi, perché noi non troveremo mai una persona che ci dice come risolvere un problema. Però possiamo avere una strategia chiara per poter usare quando abbiamo di fronte un problema. Se non ci arriveremo, potete aprire queste diapositive e potete in qualche modo continuare a leggere. Ok? Vi è chiaro quello che andremo a fare? Allora, chi di voi mi può aiutare a ricordarmi come si sviluppa il sé? Chi sa qualcosa di come si sviluppa il sé? Buonasera, chiedo scusa ma non ho la possibilità di accendere la telecamera. Sì, sì, va bene. Salve, sono Eleonora Schirruo e il sé inizia a svilupparsi attraverso il processo di identificazione che i bambini hanno con i propri genitori o con le figure di riferimento. Okay. E successivamente nella fase di sviluppo, attraverso le istituzioni e le relazioni che le... il bambino e poi l'adulto sviluppa nel corso della sua vita. Ok, quindi sono un altro aspetto che, scusi, anche attraverso il linguaggio è possibile sviluppare la propria identità. Okay. Hai detto diverse cose che sono interessanti. C'è qualcuno che vuole aggiungere o integrare quello che ha detto Eleonora o è d'accordo con quello che ha detto Eleonora? Ok, voglio richiamarlo un attimo questo, perché è proprio importante, perché quando noi lavoriamo con le persone dobbiamo cogliere che tipo di persona è di fronte, ma soprattutto noi chi siamo di fronte a queste persone. Allora voglio richiamare appunto come si sviluppa. Ecco, tenete presente che in psicologia evolutiva c'è stato un grosso cambiamento in diversi anni. Prima si pensava che il sé, quindi la persona, veniva strutturata come? Dall'ambiente, quindi l'ambiente, esempio, io ho un certo tipo di ambiente, sono il bambino e imparo dall'ambiente, sono una tabula rasa e il mio ambiente mi forma, quindi imparo dai miei genitori o le persone importanti della mia vita. Poi c'è stato un grosso cambiamento che non è l'ambiente che condiziona lo sviluppo del sé, ma che io come rispondo all'ambiente. Quindi è come io, rispetto alla mia struttura, risponde all'ambiente. Infatti nella stessa famiglia con fratelli diversi hanno una loro struttura che rispondono in modo diverso allo stimolo ambientale. Attualmente, e in parte Eleonora tu hai detto una cosa molto importante, la psicologia evolutiva dice che la persona, lo sviluppo del sé è condizionata dalla qualità relazionale, dal tipo di relazione che si instaura tra il figlio e la mamma o il bambino e l'ambiente, la qualità relazionale che avviene tra di loro. Ma c'è una continua interdipendenza. Faccio un esempio.
Facciamo l'esempio che Maria Teresa, tu sei mia mamma, ok? Io da piccolo, immaginate che io sono piccolo, quello che vorrei da Maria Teresa, come tutti i bambini, attenzione, accoglienza. Se io mi avvicino a mamma, Maria Teresa, e mi accoglie, io come mi posso sentire? Dovete aprire il microfono per parlare, capisco? Accolto o rifiutato? No, aspetta un attimo. Se io mi avvicino a te e io mi avvicino e tu mi accogli, come mi posso sentire? Qual è il sentimento? Che se io ho un bisogno da piccolo, tu sei mia mamma, vengo vicino a te e tu mi accogli, qual è il sentimento che ho? Riconoscimento, boh. E qual è? Ho vaghi ricordi di Winnicott, però ormai sono passati. Ma adesso lasciate da parte la teoria, perché pensate l'essere umano una cosa normale, perché io voglio rendere molto semplici alcuni concetti che alcuni autori delle teorie delle relazioni oggettuali, che sono molto complessi, voglio rendere semplice quel concetto per aiutarvi proprio quando lavorate con le persone, state in contatto con le persone, la prima cosa è stare in contatto con voi e poi con l'altro. Però se io non ho chiara, non è chiaro io come sono, come faccio a relazionarmi all'altro? Quindi la prima cosa è capire questo. Allora, ritorno. Se io sono un piccolo bambino e tu sei mia mamma, mi avvicino e tu mi accogli, qual è la sensazione che ho? Protetto, protetto, amato. Amato. E quando mi sento protetto, amato, qual è l'emozione? Beatrice, tu due volte avevi cercato di parlare. Ho le campane della chiesa, non so se sentite. Mi sento al sicuro. Ecco, questo è l'impatto, ma l'emozione di quello che noi dobbiamo parlare, delle emozioni, è, secondo voi, tristezza, paura, gioia? Gioia. Gioia. Quindi è molto importante capire. Gioia. Gioia. Se io mi avvicino a mamma e mamma mi accudisce, io sorrido, sono contento. Questo contentezza rispetto ai neuroni specchio, che impatto ha sulla mamma? La mamma è contenta, quindi io mi sento accettato e sono contento, mamma è accettata e si sente contento. Questa contentezza, questa qualità relazionale la faccio mia e la porto nel mondo attraverso tre processi di copia. La cosa importante da capire è che in questo caso io ho avuto la possibilità di avere mamma che mi ha accolto e quindi io mi sono sentito accettato. Se io mi sono sentito accettato, è chiaro questo? Ma perché nella relazione io vado nel mondo e quindi cresco e porto avanti questa modalità relazionale che io chiamo lingua relazionale, la porto avanti con tre processi. Vediamo quali sono. Il primo processo di identificazione, che vuol dire che io mi comporto come mia mamma si è comportata con me. Quindi in questo caso, mamma che cosa è stata con me? Accogliente. Quindi io in modo automatico, per esempio, sono qui e mi viene lineare, spontaneo, senza fatica, per esempio dire, Giuseppe, è chiaro quello che sto dicendo, c'è qualcosa che non va? Vedete, io l'atteggiamento che ho con Giuseppe mentre sto parlando è di accoglienza. Ma non perché faccio con sforzo, perché sono stato abituato ad accogliere, ho imparato fin da piccolo ad essere accogliente. Vi è chiaro? Questo è il processo di copia dell'identificazione. Parli con me, Giuseppe? Sì, Giuseppe, stavo dicendo a te, ma era un esempio. Era un esempio. Se io parlavo con te, in questo modo posso, imparo, mi metto in relazione agli altri perché ho visto che l'ambiente è stato accogliente con me e ho imparato ad essere accogliente. Quindi vedo una donna vittima di tratta, a me viene spontaneo, se ho avuto questa esperienza qui, di essere accogliente, anche se lei è violenta con me o mi attacca. Ma io sono abituato ad essere spontaneo, di accogliere anche la diversità, anche una cultura diversa. Il secondo processo di copia è il processo di copia dell'identificazione, ricapitolazione. Cosa vuol dire? Io mi aspetto che l'altro si comporti come le persone importanti. Quindi, per esempio, io ho visto che mamma mi ha accolto, quindi per
In modo automatico penso che le persone che incontro sono capaci di accogliermi. È chiaro? Quindi in questo momento io sto pensando che Andrea, mentre sta guidando, mi sta accogliendo. Anche se guida, mi sta accogliendo. Poi può essere che non è vero, ma io avendo imparato questa esperienza con mamma, al di là dell'altro, ho l'aspettativa che l'altro è in grado di accogliermi. È chiaro? Se c'è difficoltà, ditemelo. Il terzo punto, il terzo processo di copia, l'introiezione. Io mi tratto come sono stato trattato. Quindi io, per esempio, tra un po' faccio un errore, cosa posso dirmi? Io mi chiamo Raffaele. Raffaele, può succedere, dico agli altri, ho fatto questo errore e mi correggo. Perché ho imparato questa, di essere accolto, perché mamma mi ha accolto, la mia vita mi ha accolto, io mi so accogliere. È chiaro? Questo, quindi, noi da piccoli, nella qualità relazionale, che io chiamo lingua relazionale, ho imparato delle cose e le porto avanti attraverso questi tre processi di copia. È chiaro? In questo caso vi ho fatto l'esempio del linguaggio che io chiamo l'accogliese. Ma ci sono un sacco di lingue, non solo linguistiche, ma anche psicologiche, che sono, per esempio, il critichese, il vittimese, l'attacchese, l'abusatese, il rompese, l'ossessivese e tutti i disturbi di personalità finiti in ese. Cosa vuol dire? Dalla qualità relazionale che ho imparato da piccolo, io imparo quel linguaggio e lo porto avanti in modo automatico. Per esempio, se io ho imparato da piccolo l'italiano, incontro Giuseppe e cosa gli dico? Ciao Giuseppe, come stai? Se fossi nato in Inghilterra, io se incontro Giuseppe gli dico hello, how are you? Secondo voi chi ha ragione? Chi parla inglese o chi parla italiano? Beh, se vuoi comunicare con Giuseppe devi dirgli ciao Giuseppe. Però se io so parlare solo inglese... No, allora... Cioè, quello che voglio dirti è che se io ho imparato quella lingua, parlerò quella lingua, e non è perché sono cattivo, ma io ho imparato a comunicare in quel modo e penso che gli altri possono comunicare in quel modo, fin quando non posso imparare un altro modo. Ma non è che è giusto chi parla italiano o chi parla inglese. Se io ho imparato l'italiano, parlerò italiano, se ho imparato l'inglese, parlerò l'inglese. Per relazionarmi agli altri, io imparerò l'italiano o l'inglese, è chiaro questo? Quindi se ci sono un sacco di lingue psicologiche, vediamo per esempio il critichese, faccio un solo esempio, che cosa vuol dire? Che se io ho imparato il critichese, quello che succede, ho una mamma, esempio sempre Maria Teresa, io mi avvicino a mamma e ogni volta che dico qualcosa mi dice che sono sbagliato, che non vado bene. Secondo voi che faccia faccio quando mamma mi critica costantemente? Triste. Beh, un po' arrabbiato forse, perché mamma mi critica sempre. E comunque, quando sono arrabbiato o triste, comunque faccio una faccia di rimprovero, che critico lei. Quindi cosa succede? Lei critica me, io critico lei, questa qualità relazionale la faccio mia e imparo il critichese. Allora, se imparo il critichese, cosa è che faccio? Vado avanti nel mondo con quei tre processi di copia. E per esempio, cosa posso dire? Beatrice, ma tu ce l'hai con me adesso, vero? Ce l'hai. Che t'ho fatto? Vedete come mi sta guardando male, Beatrice? Che cosa sto facendo adesso? Introiezione. Perfetto. Non più identificazione, no? No, scusa. Sto vedendo che Beatrice mi sta criticando. Quindi è processo di copia di ricapitolazione. Mi aspetto che gli altri mi criticano come gli altri importanti sono stati critici con me. Quindi io, non sapendo né scrivere né leggere, per definizione, io ho l'idea che lei mi sta criticando. Ok? Mm-hmm. Nel processo di copia, invece, vediamo cosa succede. Parlando il critichese, io posso dire, ma scusa, Vittoria, come si chiama? Vittoria?
Vittoria, ma ti pare questo il modo di mettere quegli occhiali così brutti oggi? Che cosa sto facendo io? Sto facendo la ricapitolazione. Ecco, io sto attaccando e sto rimproverando, sto facendo l'identificazione. Ma pensate un attimo, ma perché io dico a Vittoria, adesso non so se è esattamente il tuo nome, è straniero, scusa, va bene che ti chiamo Vittoria? Sì, va bene, Vittoria, ma va bene pure. Ok, in questo caso quello che succede, io, immaginate un attimo, io dico, ma quelli sono gli occhiali da metterti, lo sto criticando. Ma se io l'unico modo per avere contatto con lei è la critica, lei dovrebbe cogliere che io non la sto attaccando soltanto, ma mi sto avvicinando. Capite questo quanto è importante? Perché se io l'unico modo che ho imparato per stare in relazione e criticare, criticherò. Nel processo di copia dell'introiezione che cosa farò io? Ricordate, se ho imparato il critichese, nel processo di copia dell'introiezione cosa faccio? Farò autocritica. Non autocritica, mi criticherò. Che vuol dire non autocritica, perché sarebbe accogliere l'errore. Ma il critichese, il processo di copia della critica è mi do addosso. Per esempio, faccio questo intervento, faccio un errore, per 3 settimane comincio a pensare, oddio, cosa che avrà pensato Marco di me o Giuseppe di me. E magari ho fatto tutto bene, ma ho pensato che ho fatto un errore e comincio a torturarmi. Quindi se io ho imparato il critichese con questi 3 processi di copia per avere contatto con gli altri, o criticherò o mi aspetterò che l'altro mi critica, o in qualche modo quando faccio uno sbaglio mi critico. Ma mi dite un attimo perché vi sto facendo questa storia con questa predica oggi rispetto a voi che lavorate con persone vittime di tratta. Perché vi sto parlando di questo senso dello sviluppo del sé, secondo voi? Forse perché dobbiamo stare attenti anche a come ci approcciamo, di quello che sentiamo noi. Ok, la prima cosa è sapere qual è la lingua che noi parliamo e soprattutto cercare di parlare una lingua che crea una relazione positiva. Esempio. Se in questo momento, adesso ce l'ho con Andrea. Andrea, se tu adesso, per scherzo, mi puoi dire una cosa, soltanto per ripetere. Mi puoi dire, Raffaele sta dicendo un sacco di fesserie. Me lo puoi dire? Raffaele sta dicendo un sacco di fesserie. Ok. Secondo voi, chi è stato? Ecco, ecco vedete, no. C'è qualcuno... Adesso non so chi parla, un bambino, ma va bene che c'è. Allora, in questo caso, Andrea mi sta dicendo un sacco di... Che lingua sta parlando? L'attacchese. L'attacchese, il critichese. Allora, guardate cosa io rispondo ad Andrea. Andrea, so che... Me lo puoi ripetere un attimo? Vedete un attimo come io rispondo ad Andrea. Andrea, me lo ripeti? Stai dicendo un sacco di fesserie. Sì, Raffaele stai dicendo un sacco di fesserie. Guarda Andrea, so 30 anni che faccio questo lavoro, prima di parlare pensa, hai capito? Secondo voi che cosa sto facendo io? L'attacchese pure questo. Quindi capite, in questo caso lui ha simulato parlando la sua lingua, ma che cosa io faccio? Ho parlato la sua lingua, quindi in qualche modo lui mi sta educando alla sua lingua. Invece io, se sono un operatore, devo accogliere qual è la lingua che parla l'altro. E colgo che lui comunque sta parlando con me, quindi si sta avvicinando, anche in un modo critico, o in modo abusante, o manipolatorio. Ma perché ha imparato il manipolatese? In questo caso mi sta parlando il critichese o l'attacchese. Secondo voi, come potrei rispondere ad Andrea, che mi sta dicendo, Raffaele sta dicendo un sacco di fesserie, non parlando il critichese ma l'accogliese? Cosa potrei dire? È possibile che stia sbagliando, però... Continuiamo a parlare e vediamo che cosa succede. Ecco. Cosa ne pensi te? Okay. Come lo senti te? Come hai sentito quello che ho detto io e cosa ne pensi te? Cosa pensi che sia sbagliato? Ecco, una cosa non cosa pensi te, ma potrei dire. Allora, mi aiuti a capire quello che ho detto io, cosa non ti torna? Capite?
Poi lui mi criticherà, ma che cosa gli ho introdotto? Un linguaggio diverso, dove accolgo, perché lì mi sta criticando, e gli dico, per avere un linguaggio con lui, e gli dico, aiutami a capire, quello che sto dicendo non ha senso per te. Capite? Oppure io mi sono espresso male. Ecco, se io dico che sono espresso male, mi sto giustificando. Ok? Se lui me lo dice, io dico, aiutami a capire che cosa non è stato chiaro, lui può dirmelo, allora posso dire a quel punto, beh, forse hai ragione, mi sono espresso male. Ma all'inizio è trovare il modo di accogliere l'altro, non cadendo nel gioco, non diciamo psicologico, di cadere nella lingua dell'altro. Non so se è chiaro. Ma quindi, si potrebbe, cioè, tentare anche di alleggerire il tutto. Cioè, stai dicendo un sacco di fesserie e rispondere non sai una vita che le dico porca miseria, cioè okay. Smorzare i toni. Ok, allora su questo tu puoi anche usare questo, l'importante è sapere che se fai questo non lo fai per evitare il contatto, ma cerchi di avere contatto. Adesso è un esempio, poi adesso vedremo come si può parlare una lingua che accoglie le persone, ma inteso positivo, non l'accoglienza soltanto la parola accogliere, ma vedere qual è l'atteggiamento che un operatore di strada, un educatore, dovrebbe usare nel relazionarsi con l'altro. Ma la cosa che volevo sottolineare, noi dobbiamo evitare di cadere, per esempio, se uno mi manipola, cosa io sento automaticamente? Se mi sento e ci sono delle persone vittime di tratta che sono state usate e cercano di usare. Se voi siete in contatto col vostro mondo emotivo, vi sentite manipolate. E se vi sentite manipolate, cosa vi viene spontaneo di fare? Difendersi. Però il punto, difendendosi, corriamo il rischio di mettere delle barriere. Allora, come poter difendersi in un modo accogliente? E questa è la nostra abilità. Ecco perché vi sto parlando di questo. Perché noi dovremmo trovare una modalità relazionale per accogliere anche la diversità. Quindi, quando noi parliamo con le persone e siamo in contatto con queste persone, dobbiamo cogliere prima qual è la lingua dell'altro, ma prima di capire la lingua dell'altro, sapere se noi riusciamo a parlare questa lingua che io chiamo l'accogliese. Ok? Adesso vi dico qual è la lingua dell'accogliese. Però, prima di parlarvi di questa lingua, vi ricordate, adesso non mi ricordo, fino a quanti anni si sviluppa il sé? Chi me lo può dire? Mi pare ad 8 anni si stabilisce okay. Anche l'appartenenza di genere, 8 anni più o meno. Qualcun altro? Ecco, guardate, quello che c'è in letteratura, prima si pensava a 3 anni, la persona era abbastanza strutturata, ben solido, che era difficile riscambiare. Poi si è pensato a 6 anni, quello che invece si sa attualmente, in sé si sviluppa durante tutta la vita. Quindi da quando siamo nati a quando non ci siamo più. Ma come si sviluppa il sé, non mi ricordo, abbiamo detto attraverso? La relazione. Brava Claudia, quindi che cosa vuol dire? Che quando voi incontrate una persona può essere l'occasione di creare una qualità relazionale che permette la crescita e lo sviluppo del sé. E questo allora, noi quando lavoriamo con delle persone che sono state vittime e che sono state traumatizzate, possiamo creare una qualità relazionale che un piccolo incontro potrebbe cambiare la loro vita. Io non so se vi è capitato a voi, a me non mi è successo. Un incontro mi ha permesso veramente di cambiare, perché la qualità relazionale che ho sperimentato in quell'occasione, ho visto, mi sono sentito voluto bene, sentito in qualche modo rispettato e mi sono sentito che l'altra persona mi ha detto Raffaele tu sei capace di pensare, e da allora, io prima pensavo che ero stupido, da allora, pensate, ho incontrato questa persona solo una volta, a 6 anni, pensavo che ero stupida e i miei mi hanno mandato da questa persona perché pensavo che avevo delle difficoltà. Questa persona, dopo un'ora,
Mi ha accompagnato alla porta, mi ha guardato negli occhi, mi ha stretto la mano, io avevo 6 anni, e mi ha detto congratulazioni. Io non ho capito manco cosa voleva dire questa parola congratulazioni, ve lo devo dire. Ma ho sentito in quel momento una persona con grossa intensità si fidava in me. Io da lì ho pensato, ho tanti difetti, se volete vi do il numero di mia moglie, e mi dice quanti ce n'ho. Però sicuramente una cosa so, che so pensare molto bene. Ecco, ma perché vi sto dicendo questo? Perché veramente noi possiamo creare una qualità relazionale con queste persone che incontriamo, che possiamo aiutarlo a lenire le loro ferite e aiutarle a crescere. Quindi abbiamo una grossa responsabilità, però lo dobbiamo fare in modo scientifico, non in modo casuale, non perché vogliamo bene le persone soltanto, ma di farlo in modo appropriato. Ok, quindi adesso vi faccio vedere lo schermo per aiutarvi. Lo vedete? Lo schermo? Sì. Sì, grazie. Sì. Allora, guardate un attimo questo schema, ve lo faccio rivedere. Questo schema riassume un po' quello che vi ho detto adesso. Fondamentalmente, vedete, G vuol dire genitore che si propone e risponde, il figlio propone e risponde. Questa qualità relazionale, la lingua relazionale, ha un impatto sul sé. Siccome quando una persona ha sviluppato quella lingua relazionale, che può essere l'accoglienza, il pietese, il vittimese, si muove nel mondo proponendosi e rispondendo con quella lingua. La cosa interessante è che nell'incontro con altre persone questa qualità relazionale ha un impatto su sé, per cui la persona si sviluppa durante tutta la vita. Quindi ecco perché è importante sapere come noi ci possiamo muovere con le persone per sviluppare il sé. Ecco, voi che lavorate con queste persone, siete in contatto, dovreste essere capaci di proporvi e rispondere per fare il vostro 50% per promuovere lo sviluppo del sé di queste persone. Vi è chiaro quello che sto dicendo? È troppo astruso. Mi potete fare un cenno? Vi è chiaro? Grazie. Chiaro. Allora, adesso vorrei dirvi... Scusate un attimo. Questo ve l'ho fatto vedere. Adesso vorrei che leggeste, vi leggo questa cosa. Come proponente, chi opera in campo psicosociale, quindi voi, come proponente è importante che cosa voi dovreste essere capaci di fare. Vi chiedo se veramente siete capaci o no. Se non siete capaci, non vi dovete torturare, oppure potete sapere che da una scala da 0 a 10 questa competenza l'avete magari 6, 5, 4, quindi datevi una valutazione rispetto a questa competenza. Quindi nel propormi per esempio ad Anna, quindi prendere l'iniziativa, quindi proporsi vuol dire prendere iniziativa, come dovrei essere capace di prendere iniziativa con l'altro? La prima cosa è essere in un atteggiamento di supporto, essere una persona che si propone dando sostegno all'altro. Cosa vuol dire? Riuscite a vedere la mia mano? Ecco. Immaginate che questo, la mia mano è un bambino, ok? Il bambino si muove nella vita senza direzione. Se c'è un genitore che si mette qui, si propone, il bambino incontra il genitore e ha un impatto e dice, ah, esisto. Ecco, questo vuol dire essere proponente, che quando io vedo qualcosa sono capace di prendere iniziativa per che cosa? Sostenere la persona, spiegare come vanno fatte le cose, e se magari ci sono delle cose che la persona non fa, gliele ricordo. Quindi vi chiedo, io come Raffaele, che lavoro con queste persone, sono capace di pormi di fronte all'altro sostenendolo? Quando ci sono delle cose che non vanno, gliele spiego con calma, e poi quando ci prendiamo un accordo gliele ricordo? Ho difficoltà o no? E da 0 a 10... quanto non sono capace a fare questo? È chiaro? Pensateci un po'. Non vi dovete rispondere adesso, ma poi faremo un piccolo esercizio insieme. Un'altra cosa, sempre come
come proponente devo essere capace di stimolare autonomia e differenziazione. Quindi quando mi pongo di fronte a qualcuno, non gli devo fare le cose, ma devo stimolarlo a pensare con la sua testa, a essere autonomo. Esempio, se c'è un bambino di 2 anni, che non si sa allacciare le scarpe, io cosa faccio? Gli spiego. Quindi lo sostengo, gli spiego come hanno fatto. Però se c'è un bambino di 7 anni che non si sa allacciare le scarpe, se gli allaccio, come mi pongo di fronte a lui? Secondo voi come mi pongo di fronte a lui? Chi me lo può dire? Mi sostituisco a lui e quindi non lo aiuto a crescere, no. Ma mi sostituisco, quindi in qualche modo non lo stimolo a pensare con la sua testa e risolvere il problema, ma lo faccio diventare piccolo. Quindi io devo essere capace di che cosa? Stimolare di fronte alla persona che ho di fronte autonomia, quindi stimolando, incoraggiando la capacità dell'altro di pensare e muoversi con la propria testa, accettando anche l'altro di essere diverso da me, che può pensare con la propria testa. Qualche volta noi come operatori sociali rischiamo di sostituire agli altri, all'altro, rendendoli, infantilizzandoli, e questo è negativo. Quindi vi chiedo, da 0 a 10, quanto voi siete capaci di fare questo? Allora, c'è qualcuno che ha acceso il microfono, se può spegnerlo e aprirlo soltanto quando parla, perché c'è del rumore di fondo, se per cortesia mi fate questa cosa. Quindi quello che vi chiedo adesso è di pensare come proponente, sono capace di essere supportivo da 0 a 10, sono in grado di stimolare autonomia e differenziazione? Ok, mettetelo da parte un attimo, pensateci. No, io no. Ok, adesso quello faremo un piccolo esercizio. Guarda, quello che tu dici no è proprio importante, perché se tu dici di no, dire che cosa ho bisogno di imparare per poter far questo, e quindi tra un po' faremo un piccolo esercizio in 4-5 persone insieme per aiutarci a vedere, uno, a riconoscere come siamo, perché la prima cosa importante è accettare noi stessi. E se io ho difficoltà, per esempio, in una cosa, posso vedere cosa ho bisogno di imparare, perché se io so, posso imparare, poi posso porre di fronte a queste persone in modo appropriato. È chiaro? Questo è il lavoro che possiamo aiutarci in questo. Però la prima cosa è che se vediamo che abbiamo delle difficoltà, non parlate e critichete con voi, non vi attaccate, ma dite ok, vuol dire che non ho imparato questo, posso sempre avere l'occasione di imparare. Vediamo adesso come rispondente, questo è un po' più complesso, che vuol dire rispondente? Che quando una persona si pone di fronte a me, come io rispondo all'altro? Come per esempio qualcuno mi dice, Raffaele non stai parlando, no? Allora vediamo, non è chiaro quello che tu dici. Vediamo come rispondente, non vuole partire questa cosa. Ah, chiaramente questo atteggiamento di essere supportivo e essere in modo stimolare l'autonomia è con un atteggiamento positivo, affettivo positivo, ok? Come rispondente, sempre dalle ricerche condotte da Scillico, è importante che una persona che opera nel campo psicosociale, come rispondente è importante che sia in grado di che cosa fare. Sapere accogliere ciò che viene dall'altro, quindi se qualcuno vi dice qualcosa, io posso accettare quello che viene, sia la critica che sia l'accoglienza, in modo che la persona si sente valorizzato. Per esempio, voglio chiedere a una persona, per esempio, io chiamo le persone Silvia, per cortesia, mi fai una cortesia, mi potresti dire Raffaele, anche se non è vero, mi puoi dire Raffaele, mi piace molto quello che stai dicendo, anche se non è vero, ma soltanto come esercizio. Raffaele, mi piace molto quello che stai dicendo. Lo faccio da 30 anni. Che impatto ha su di te? Non hai ben accettato questo mio apprezzamento, non l'hai capito probabilmente, sì. Quindi hai reagito. Non è che non l'ho capito, quello che è successo è che tu ti sei avvicinata, mi hai accolto, io per mille motivi, cosa ho fatto? Mi hai respinto. Distanza. Ti ho respinto. Ecco, questo invece, la cosa, se io voglio creare relazione, il rispondente, uno mi dice una cosa bella,
cosa faccio? Grazie, mi fa piacere quello che tu dici, creo relazione. Oppure una persona mi dice, mi critica, invece di subito attaccarlo e dire non è vero, sono un po' permaloso, mi posso fermare e pensare, mi torna o non mi torna? E se non mi torna non gli posso dire che non mi torna, però non mi difendo immediatamente. Quindi il rispondente è capace, in modo efficace, è il rispondente è quello capace di saper accogliere ciò che viene dall'altro, sia in sensi positivi che in negativi. E quindi l'altra cosa importante, e questa è la cosa più complessa, come rispondente di fronte a una persona, essere libero di scegliere liberamente in base al contesto come esprimersi. Quindi essere assertivi. Cosa vuol dire? Se per esempio c'è una cosa che per esempio adesso Beatrice fa che a me non piace, che cosa posso fare? Essere capace di dire all'altro, guarda Beatrice, se continui in questo modo mi dà fastidio, ti chiedo di non farlo. Quindi in modo chiaro io dico all'altro che c'è qualcosa che non va. Sono capace di esprimere. Quindi adesso io vi chiedo, come rispondenti, voi siete capaci di accogliere ciò che viene dall'altro, e sia i feedback positivi che le critiche, e sapete se ci sono delle difficoltà o un conflitto, saper dire all'altro le cose come stanno e farlo in un modo accogliente? No, non le critiche. Ok, perfetto. Adesso, sì, anch'io sulle critiche faccio fatica. Ok, adesso, siccome, come vi dicevo, questa è una cosa molto importante saper fare, no? Adesso tolgo un attimo. Mi seguite? Pronto? Sì, sì, sì. Ah, ok, scusate. Quello che vorrei fare adesso... togliere un attimo. Cosa vorrei fare? Tenendo presente le quattro cose che dobbiamo fare, essere proponenti e rispondenti, ricordate come vi ho detto, no? Essere capaci, appunto, come proponente, essere capaci di stimolare l'autonomia e come essere contenitivi. Come rispondenti essere assertivi, dicendo le cose e accogliere i limiti e accogliere le cose positive e le critiche. Vi chiedo adesso, ci dividiamo in piccoli gruppi di 5-6 persone, ok? E vi chiedo di condividere con voi i punti di forza, i punti di difficoltà che avete nell'essere proponente e rispondente. Perché fare questo? Perché hanno fatto degli studi, per essere efficaci nelle relazioni bisogna essere in questo modo. Se noi riconosciamo che abbiamo una difficoltà possiamo migliorare e quindi essere più efficaci. È chiaro il senso del lavoro che stiamo facendo? Quindi vi do soltanto, non tantissimo perché poi vorrei parlare anche delle emozioni, soltanto 10 minuti per fare questo lavoro. E quindi condividete un po'. Se vi trovate in una stanza che siete meno di 3 persone, ritornate nella stanza grande in modo che vi metto in altre stanze. Ok? Io non ho capito come si fa a farlo online. Ecco. Adesso guarda, quello che ti faccio, ti apparirà una cosa, tu devi dire accetta. E appari e entri in una stanza con altre 3, 4, 5 persone. Okay. Ok, un attimo soltanto, ci vuole un po' di tempo. Ok, bene. Adesso vi aprirà un segnale, dovete dire accettare e vi troverete con delle persone.
Scusi, a me è scomparsa l'icona, me lo può rinviare? Ok, Ilenia, aspetta. Ilenia, mi senti? Sì. Un attimo, ma stavi in una stanza? Sì, per sbaglio ho cliccato il tasto sbagliato. Ok, un attimo, devo vedere in che stanza stavi. Al posto di entrare ho cliccato il pulsante sbagliato. Sì, ok. No, aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Ecco, adesso dovrebbe ritornare. Ciao Raffaele, buon pomeriggio. Senti, in contatto perché oggi mi sono confrontata con Matteo, che è del festival, e ti volevo chiedere se durante la mia presentazione, quella del venerdì al 30esimo della scuola, è possibile che, rimanendo chiaramente nei 10 minuti che io ho a disposizione, se la parte del festival la può presentare Matteo, perché come fondatore, diciamo, dell'evento aveva piacere a convincere a presentarlo lui, magari anche ci saranno poi anche gli altri per la serena, perché siamo parte del team degli organizzatori, però come fondatore aveva piacere lui a presentarlo, a parlare, chiaramente rimanendo all'interno dei 10 minuti che ho a disposizione, 3 minuti di utilizzare per raccontare del festival, invitare anche i colleghi che saranno presenti a partecipare, però se invece che farlo io lo può fare
investiti proprio fondatore di Festival. Che dici, può andare bene questa cosa? Grazie. Ah, poi l'ultima cosa, se per il tuo intervento di domenica 8 farai delle slide, ne hai bisogno, pure se non va niente, se non deve essere la seconda lavagna con i buoni da usare e quant'altro. Però se sei usare le slide, ti chiedo la possibilità di avere entro il 9 maggio, cioè la settimana del Festival, perché così le carichiamo già sul programma e possiamo proprio alla regine con tutte le nostre amplificazioni e progetti vari. In caso, se hai queste slide, ti farai vedere prima di inviarle al diritto del Festival, che adesso ti scrivo sotto, se non hai slide, come ho detto, va bene, grazie, grazie mille.
eccoci qua. Eccoci. Adesso arrivano tutti, eh? Ecco, adesso arrivano tutti, perfetto. Aspettiamo, ecco, sono chiuse tutte le stanze. Com'è andata l'esperienza? Chi vuole dire com'è andata? Molto bene. Ciao Raffaele, io sono Paola, ciao a tutti. Sì, è stato uno scambio molto bello, visto diciamo da prospettive diverse, ognuno nel proprio ambito lavorativo, ma anche di volontariato, e quello diciamo che appariva un po' importante per tutti era il darsi tempo per la relazione, perché nonostante magari ecco ci sia anche una preparazione a volte di fondo professionale, non si finisce mai di imparare, diceva Gina, no? Perché poi ogni relazione è una relazione nuova e va affrontata sempre con molta delicatezza, senza spingere troppo l'acceleratore, insomma, nel modo di approcciare all'altro. E soprattutto Monica diceva ecco anche che il tema della cultura diversa a volte può essere un freno nella relazione, quindi il conoscere l'altro, il conoscere anche la cultura dell'altro può aiutare, può diciamo abbattere qualche pregiudizio e avvicinare di più all'altro. Erano un po' queste le cose che diciamo che erano emerse, e ecco questa delicatezza nell'approccio iniziale ci rendeva tutti quanti d'accordo e nel darsi tempo anche nella relazione. Beh, credo che è importante che voi avete sottolineato l'importanza della relazione. Ecco, gli atteggiamenti che ho presentato prima sono gli atteggiamenti che favoriscono una relazione efficace. Ecco perché vi ho chiesto di confrontarvi su quegli atteggiamenti. Non è sempre facile e saperli mettere in campo con persone diverse. Un'altra reazione prima di passare a un altro contenuto? Com'è stata l'esperienza? Chi vuole dirla? Giovanna, puoi aprire? Sì. Sì, allora io sono stata nel gruppo con Marco e Andrea Renzi. Sì, è stato per me importante scoprire le loro professionalità, tre professionalità diverse, e quindi siamo però abbastanza sinceramente di quello che ci mette in difficoltà, la critica, la persona aggressiva, o invece, come ci ha suggerito Marco, a questo punto sta imparando a trarre vantaggio dall'essere criticato, ovvero dall'avere un approccio di lettura critica del suo lavoro o dei suoi comportamenti, e sta imparando a trarne un insegnamento di... sì, immagino anche per migliorare il suo lavoro, non solo per reggere con un'altra maturità eventi della vita. E in realtà credo che questo corso e l'incontro di oggi cominci a stimolare anche delle progettualità per noi, cioè ci chiediamo di fronte a questa serie di stimoli che riceviamo e che molto positivamente, a cui positivamente stiamo reagendo, come trarne frutto. Ecco, non so se nella prospettiva del creare relazione su cui oggi abbiamo riflettuto, se già questo non abbia un significato. Credo di sì, è una bella riflessione. Sentite, adesso passiamo a un altro argomento, perché vedendo che purtroppo alle 7:30 ci dobbiamo fermare, che è proprio come gestire le emozioni. Per questo vorrei andare, vi chiedo se si vede lo schermo. Si vede? Sì, si vede, sì. Sì. Allora. Un
Un attimo soltanto. Per gestire il proprio mondo emotivo e quello degli altri è importante conoscere come funzionano le emozioni, soprattutto quelle di base. E per questo insieme vorrei voglio costruire con voi uno schema rispetto alle emozioni di base. Voi vi ricordate quali sono le emozioni di base? Queste qui. Rabbia, tristezza, paura e gioia. Noi dovremmo essere esperti, quando incontriamo le persone, di saper gestire il nostro mondo emotivo, in modo che possiamo contenere, per esempio, la rabbia, la tristezza, la paura e la gioia dell'altro, ma se noi sappiamo gestire il nostro mondo emotivo. Allora, vediamo, rispetto alla rabbia, secondo voi, qual è lo stimolo per cui tutti quanti noi dovremmo sentirci arrabbiati? Chi lo può dire? Per piacere, sposti la slides a quella giusta. Che cosa? Non c'è scritto emozioni? Stimolo, sì, ma emozioni. Qui c'è ancora per gestire il proprio mondo emotivo. Invece lo schema sulle emozioni è quello piccolo ancora. Allora, aspetta, interrompo, vi vado, condivido. Perché c'era uno schemetto carino. Insomma, devo prendere una medicina. Lo vedete adesso? No. E Bruno non me la devo far segnare, no? No, ma perché no, ancora no. Euro, ma la devo pagare. Sì, è questo. Non capito, c'è un audio mattina. Aperto, qualcuno che sta facendo un'altra conversazione su una medicina. Magari spegni il microfono. Un attimo, vediamo un attimo se riesco a condividere. Condividi lo schermo. Riuscite a vedere? Beh, è sempre quello di prima, non importa. Aspetta un attimo. La slide 9, invece quello delle emozioni della schema è la slide 10. Adesso? No. Sempre slide 9. Credo che debba spostare il cursore sulla sua icona a sinistra per muovere le slide, per far vedere in grande l'altra. Spegnete i microfoni che si sente di tutto. Ok, un attimo, ecco il mio schermo. Un attimo sotto. Allora, ve lo dico poi mentre trovo di risolvere, ve lo dico a voce, ok? Intanto, volevo dirvi, secondo voi, qual è lo stimolo che tutti noi dovremmo sentirci quando siamo arrabbiati? Qual è lo stimolo per cui tutti noi dovremmo sentirci arrabbiati? Io non ho capito bene questa domanda, non riesco a capire il senso, okay. Stimolo per cui. Allora, per ogni emozione di base vorrei costruire con voi uno schema per poter gestire le emozioni. E noi dobbiamo sapere che quando c'è un'emozione, io la sento perché c'è qualche cosa, uno stimolo che viene. Per esempio, se io ti do uno schiaffo, è uno stimolo. Come ti puoi sentire? Arrabbiato, ferito. Okay. Sì, arrabbiato. Chiaro. Ok, quindi lo stimolo è quello, uno stimolo per cui le persone si sentono arrabbiate. Okay? La causa di quella sensazione. Okay? L'ingiustizia? Ingiustizia, ok. Allora, adesso vediamo un attimo se riesco a condividere lo schermo adesso in questo modo. Questi computer stanno come gli pare. Ecco, vediamo. Lo vedete adesso? Sì, adesso sì. Sì, adesso sì. Sì. Un attimo, adesso l'allargo. Lo vedete lo schema? Stimolo, sì. Emozione. Sì. Okay. Sì, okay, sì, lo vediamo. Allora, per questione di tempo ve lo dico io. Allora,
quando ognuno di noi dovrebbe, di fronte a un sopruso, un'ingiustizia, un'invasione, dovremmo sentirci irritati, arrabbiati. Quando io sono arrabbiato, dovrei essere capace di contattare un bisogno di essere una persona degna di rispetto, bisogno di essere rispettato. E l'azione conseguente è quello che è il comportamento assertivo. È chiaro? Quindi tutti noi, di fronte a un'invasione, un'ingiustizia, dovremmo sentirci arrabbiati, contattare il nostro bisogno di essere rispettati e usare il comportamento assertivo di dire all'altro non ti permettere di fare questo. Vi è chiaro? Potete rispondere? Sì, 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 chiaro, chiaro. Alcune persone, per esempio le donne vittime di tratta, rispetto alla rabbia potrebbero avere dei problemi. Adesso faccio degli esempi. Una persona che da piccola ha avuto un grosso problema a casa con la rabbia, che non la può sentire, cosa fa? Ridefinisce lo stimolo. Cosa vuol dire? C'è una persona che, per esempio, gli dà uno schiaffo, deve ridefinire lo stimolo o l'invasione pensando che sta scherzando. Perché se entrasse in contatto con quello stimolo, dovrebbe entrare in contatto con la rabbia. Ma la rabbia è pericolosa per lui, per cui ridefinisce lo stimolo. Vi è chiaro cosa voglio dire? Sì, magari quello che capita spesso anche con i bambini, con i ragazzi, certo, che non riescono con i genitori a comportarsi in un certo modo e a esprimere, certo, la rabbia. Per esempio, una donna vittima di tratta che è stata violentata potrebbe dire, è stata violentata e magari adesso è sposata con un marito che in qualche modo è violento, e voi dite, ma perché non lo denunci? L'altro potrebbe dire, questa donna potrebbe dirvi, ma questo è il suo modo di amarmi. Quindi come fa a essere arrabbiata se vede che la violenza è un modo di essere amata? È chiaro? Quindi alcune persone che hanno grosse difficoltà con la rabbia, cosa fanno? Non vedono lo stimolo. Ma una domanda, posso fare una domanda al volo? Certo, sì, dimmi. Per esempio una persona che, è lo stesso caso, cambia lo stimolo se si dice ma non è un'ingiustizia perché me lo merito? Perfetto, bravissima. Questo è un altro modo per ridefinire lo stimolo. Me lo merito, quindi non mi posso arrabbiare. O mi arrabbio con me, ok? Altre persone invece riconoscono lo stimolo, per esempio riconoscono un senso di ingiustizia. Immaginate che io adesso qualcuno mi pesta il piede. Io posso dire sta scherzando, quindi non vedo il soppruso, ma dico che sta scherzando, quindi non vedo lo stimolo. Qualche persona invece riconosce il sentimento alla rabbia, però siccome nella sua vita la rabbia è pericolosa, ridefinisce che cosa? Non sente la rabbia, ma si sente triste o spaventato. È chiaro? Quindi non sento la rabbia, ma sento invece che rabbia, paura o tristezza. Sì, diciamo che riesce a gestirla in altro modo, devia, perfetto, quello che è la sua reazione primaria, che potrebbe essere troppo negativa, pesante come la rabbia, e la devia su un altro tipo di più soft. Soft, ma che in qualche modo non gli permette di risolvere il problema, però. Perché di fronte a un'ingiustizia io devo usare la rabbia in modo appropriato. Quindi qualcuno trasforma la rabbia in tristezza. Poi qualcuno invece riconosce la rabbia, quindi è arrabbiato, però che vuol dire? Dentro di sé si sente non adeguato rispetto a qualcuno, si sente di serie B, quindi dice per esempio, ah, questa persona mi fa un'ingiustizia, ma lui è più importante di me, quindi io non posso arrabbiarmi. Un'altra persona invece si può bloccare perché di fronte alla rabbia si blocca nell'azione, cioè io non posso esprimere rabbia a qualcuno perché poi ci rimetto, qualcuno mi può abbandonare, qualcuno si può arrabbiare di più o io ho paura di perdere il controllo. Quindi come vedete una persona di fronte alla rabbia potrebbe bloccarsi in uno di questi quattro punti dello schema. Vi è chiaro? Sì. Sì. Noi dovremmo essere capaci come operatori sociali di quando c'è
un sopruso, un'ingiustizia, dovremmo essere capaci di essere arrabbiati, sentirci in diritto di farci rispettare e dire all'altro quanto siamo risentiti, in qualche modo in base al contesto. Io un capo ufficio non gli posso menare perché mi licenzia, però posso dire che il suo modo di comportarsi è veramente irritante quando si comporta in questo modo e posso chiedergli con fermezza di non farlo. Allora, un'altra cosa, domande su quello che vi ho detto? No. Allora vi chiedo allora di pensare un attimo. Voi riuscite a seguire questo schema o vi bloccate o nello stimolo o nell'emozione o nel bisogno o nell'azione? Perché alcuni di voi potrebbero ridefinire qualcosa di questo punto. Per conto mio nell'azione. Ok, qualcuno nell'azione, qualcuno in un altro punto. Però adesso non è importante che ne parlate, l'importante è che siate consapevoli che dove vi bloccate, perché se vi bloccate dovete imparare in qualche modo a usarla, ok? Invece vediamo la tristezza. Quando è naturale essere tristi? Quando c'è una perdita. Quando io sono triste ho bisogno di essere sostenuto e quindi quando ho bisogno di essere sostenuto essere capace di chiedere sostegno. Però faccio un esempio. Se io dico che l'uomo forte non chiede mai, non chiederò. E quindi se sono triste, sto per conto mio. Invece noi dobbiamo essere capaci, di fronte a una perdita, che non è soltanto la morte, ma una separazione, un cambiamento di città, che per esempio queste persone cambiano vita, no? E hanno perso tutto. Sono in contatto con la tristezza. Il punto è, hanno bisogno di che cosa? Di essere sostenuti. E quindi noi dovremmo essere capaci di sostenerli, ma dobbiamo insegnare loro a chiedere sostegno. Adesso, a parte loro, adesso vi chiedo, voi come persone, riuscite quando avete una perdita, riuscite a essere tristi? Riuscite a sentire il diritto di chiedere sostegno e chiedere sostegno? O vi bloccate? Pensateci un attimo, non lo dovete dire, ma soltanto pensateci un secondo. Vediamo adesso la paura. Quando è che tutti noi dobbiamo sentire, ed è necessario sentire paura? Nel momento che c'è uno stimolo che è un pericolo. Quando c'è pericolo e io sento paura, ho bisogno di essere rassicurato. E quindi anche qui l'azione è chiedere rassicurazione. Qualcuno, per esempio, ricordate quelle persone che saltano i jumping in qualche modo, no? Sembrano che sono molto coraggiose, però qualche volta sono persone che non riescono a sentire la paura, ricancellano la paura, quindi ridefiniscono lo stimolo e quindi sono eccitate, ma perché non sono in contatto con la paura? Alcune persone che sono spaventate, per esempio, non chiedono rassicurazione perché hanno paura che se io chiedo rassicurazione all'altro non me la sa dare, oppure disturbo. E quindi non chiedo rassicurazione. Qualcuno ancora, quando hanno bisogno di essere rassicurati, vanno a cercare rassicurazione da qualcuno che non lo sa dare. Per esempio, se un mio amico ha paura dei cani, io ho paura dei cani, magari vado a chiedere a lui. Io dovrei chiedere, quando sono spaventato dei cani, a qualcuno che mi sa rassicurare. Quindi adesso vi chiedo a voi, rispetto alla paura, voi ci siete capaci di fronte a un pericolo sentirla? Siete capaci di rassicurarvi o chiedere rassicurazione? Pensateci un attimo. Un ultimo sentimento fondamentale è la gioia. Noi che lavoriamo in campo psico-socio-educativo dovremmo essere esperti di gioia. Ma quando si è contenti? Avete un'idea qual è lo stimolo per cui noi potremmo essere contenti? Quando è che voi siete contenti? Chi lo può dire? Uno alla volta. Nessuno è contento. Sono contento quando ricevo delle gratificazioni per un mio comportamento. Perfetto, ecco. Quando ho un riconoscimento su che cosa? Adesso vediamo un po'. Un riconoscimento su come io sono,
su come sento, su come penso, su cosa faccio, io sono contento. Quando sono contento ho bisogno di condividerlo con qualcuno che sa gioire della cosa e poterla condividere. Quindi condividerlo e chiedere di condividerlo con qualcuno. Per esempio, adesso scherzo, ma un napoletano, io sono nato a Napoli anche se ho sempre vissuto a Roma, quando dice che è contento ha sempre la mano dietro. Lo sapete perché? Chi l'ha detto? Fa le corna, per l'invidio, no? Adesso sto scherzando. Ma c'è una cosa molto importante con le persone vittime di tratta, che c'è la sindrome del sopravvissuto. C'è qualcuno che la conosce, la sindrome del sopravvissuto? Che cos'è? Beatrice, tu stai dicendo di sì. Ah, ok. Ecco, la sindrome del sopravvissuto è quella che una persona che magari ha fatto un incidente e per esempio ha fatto un viaggio e in qualche modo è morto qualcuno, si sente in colpa che è morto lui e non l'altro. E quindi in qualche modo si rimprovera sempre e quindi non può gioire della sua vita perché in qualche modo lui ha continuato a vivere e l'altro è morto. E quindi con la sindrome del sopravvissuto le persone non si permettono di gioire mai. Adesso quello che vi chiedo, e siccome noi dovremmo essere esperti di questo, anche solo 5 minuti, vi rimetto nelle stanze, come prima, e vi chiedo un attimo se voi siete capaci di gestire bene questo mondo emotivo o avete delle difficoltà. Soltanto 5 minuti, ok? È chiaro? Perché abbiamo poco tempo. Però è importante un minimo condividere questa cosa. Interrompi. Ok, 5 minuti soltanto, condividete questo schema, che cosa va colpito e se siete in grado di gestire o no le emozioni. 5 minuti.
Ecco, adesso arrivano tutti. È stato molto veloce, però era soltanto per un attimo. Se vediamo che arrivano gli altri. Ecco. Bene. Adesso arriveranno gli altri. Allora, se chiudete i microfoni per i bambini. Aspetta, ok, come è andata? Troppo poco tempo. Sì. Infatti, scusate, era soltanto per, infatti volevo, grazie che me l'ho detto, ma era soltanto per assaggiare. Io credo che questo schema, adesso io queste slide ve le mando, però sarebbe interessante proprio fermarvi un attimo e capire quanto voi in questo riuscite a gestire queste emozioni o vi bloccate. E anche nelle slide vedete anche una strategia per risolvere i problemi. Però è vero, ho calcolato male i tempi, ok? Però così li avete e potete leggerli in modo che avete l'occasione di riflettere un po'. Credo che ce l'abbia già mandate. Ah, perfetto, bene. E quindi potete usare quello schema in modo che potete verificare se avete delle difficoltà e magari vi confrontate con voi con più tempo. Ok, c'è qualche domanda, qualcuno che ha una curiosità rispetto a quello che vi ho detto? Io fondamentalmente era presentarvi lo sviluppo del sé per sapere quanto noi è importante che ci conosciamo, sappiamo usare quegli atteggiamenti per porci di fronte alle persone per promuovere lo sviluppo del sé, e allo stesso tempo è come usare le nostre emozioni per accogliere l'altro e stimolare l'altro a imparare a gestire il mondo emotivo. Se avete presente, le persone vittime di tratta hanno difficoltà a gestire il loro mondo emotivo. C'è un sacco di rabbia, c'è stato un sacco di invasione nella loro vita, c'è un sacco di paura, c'è un sacco di tristezza. E quindi avere la possibilità di aiutarle a condividere con voi quello che sentono sarebbe proprio un bel regalo. Io avrei una domanda, Raffaele. Cioè, quindi, Giuseppe. Rispetto a questi atteggiamenti, diciamo, di accoglienza, un po' il ruolo del silenzio. Quando uno, il silenzio cosa esprime, cosa può esprimere? Ecco, mi chiedo un po' questo. Allora, ottima domanda, Giuseppe. Intanto, il silenzio può essere un silenzio che c'ha molto rumore. Dipende, c'è un silenzio che può essere critico, un silenzio che è di accoglienza, un silenzio di rispetto. Quindi veramente l'arte del silenzio dipende dalla relazione. Adesso è importante, io posso, se sono troppo veloce, non do il tempo, per esempio, faccio una domanda e cerco di ne faccio un'altra, non ho il tempo di rispondere, e non sono in silenzio, non do la possibilità all'altro di rispondere. Quindi veramente il silenzio è molto importante, però ci può essere un silenzio che appare dal tuo non verbale che sei spaventato, o un silenzio molto empatico. Quindi dipende da come tu vivi il silenzio, perché molto probabilmente la persona che è accanto a te può scoprire e cogliere che quel silenzio può essere di paura, di condivisione, di empatia, di sostegno, oppure veramente di assenza, perché c'è un silenzio anche di assenza. Grazie. Prego. Qualche altra domanda, qualche altra osservazione? Ma io come osservazione farei che questi corsi in realtà sono molto utili, perché non è semplice e facile come sembra gestirle queste sensazioni, queste emozioni. Almeno io ho dovuto fare proprio il corso di relazione di aiuto e ascolto, perché ecco, io per esempio tendevo sempre a parlare sopra, a pensare di sapere cosa l'interlocutore stesse dicendo. E ho dovuto imparare proprio invece, ecco, l'arte del silenzio, proprio l'ascolto, che è stare zitti e sentire l'altro. Questo non vuol dire
non partecipare a quello che sta dicendo. Quindi secondo me la formazione è importante, perché non è semplice farli in automatismo, vanno un po' imparate queste tecniche. È vero. Io credo che ognuno di noi ha un atteggiamento, anche una risorsa, un'attitudine, diciamo, innata. Però è vero che è necessario acquisire alcune competenze, perché noi non ci hanno insegnato ad ascoltare e comunicare. L'abbiamo visto. E quindi forse avere delle indicazioni su come ascoltare o comunicare può aiutarci a contribuire a essere più efficaci, accostandole anche all'essere empatico. Quindi sono d'accordo con te. Anch'io volevo dire che sono assolutamente d'accordo con la necessità di avere una preparazione anche nell'approcciare alla relazione. E sarebbe molto interessante anche capire come dovrebbe essere un linguaggio non verbale, no? Per noi a volte degli atteggiamenti sono scontati perché fanno parte della nostra cultura, invece dall'altra parte possono essere presi come una mancanza di rispetto. È vero. Sarebbe importante anche studiare questi aspetti. Certo, la comunicazione non verbale è una comunicazione. Ma un attimo solo, che un secondo soltanto che apro la porta. Quindi la comunicazione non verbale è una delle cose molto importanti da tenere presente, anche quella è da studiare, no? Un'altra domanda prima di fermarci? Bene, io adesso sono le 7:30, c'è un appuntamento fino alle 7:30. Io spero che avete avuto un po' degli stimoli per riflettere, potete tornare sulle diapositive. Ok? E spero che può essere stato utile in qualche modo accogliere quello che vi ho detto. Grazie mille Raffaele, veramente grazie a voi, buonasera. Anche per questo sistema di scambio che è importante, sì, di solito ascoltiamo zitti. Grazie, invece stavolta. Buonasera. Hai ragione. Grazie. La responsabile della Caritas vuole dire qualcosa? No, volevo solo ringraziare te e salutare tutti i partecipanti, ringraziandoli di nuovo per la partecipazione, stavolta anche molto attiva, quindi vi ringrazio moltissimo. Vi invio la registrazione non appena l'avrò. E...